sto cercando di capire come mai Taranto, pur avendo enormi potenzialità, enormi risorse storiche, culturali, artistiche, dal punto di vista turistico Taranto faccia flop e invece in altre parti della Puglia il turismo davvero esplode. Mi trovo a Lecce, dinanzi all'anfiteatro, e vedete c'è un giro enorme di turisti, c'è una ricaduta, io dico socio-economica, derivante appunto dal marketing turistico territoriale, dalla valorizzazione delle risorse. Qui abbiamo un anfiteatro che è una meraviglia, che viene visto da tutti. A Taranto abbiamo l'anfiteatro in via Anfiteatro, che è coperto, sommerso. Un tempo c'era piazza coperta, ora ci sono gli uffici comunali tutto intorno e l'asfalto, una vergognosa distesa di asfalto per i parcheggi. Quindi a Taranto si preferisce l'asfalto con i parcheggi piuttosto che la valorizzazione della storia. Ora a Taranto ovviamente il discorso è molto più complesso, perché significherebbe riportare alla luce l'anfiteatro, ovviamente un discorso relativo anche alla sovrintendenza ai beni culturali, ai beni archeologici, ma l'ente comune non ha mai fatto la sua parte nel riportare alla luce questo anfiteatro. Parlo dell'amministrazione Melucci, ma parlo anche delle precedenti amministrazioni, voi di centrodestra, voi di centrosinistra, quindi un discorso bipartisan. È vergognoso vedere a Taranto l'anfiteatro non riportato alla luce e coperto, ricoperto di asfalto. Significa soffocare il turismo, significa che abbiamo una classe dirigente a tutti i livelli incapace. Si buttano 7 milioni e mezzo di euro per il 6GP, per la gara dei catamarani, che ha una ricaduta economica bassissima, e poi una risorsa permanente che sarebbe un moltiplicatore di entrate dal punto di vista economico la si tiene abbandonata, sommersa, coperta da asfalto. Fatevi la domanda e datevi anche la risposta. Guardate attraverso gli scavi effettuati tantissimo tempo fa i tesori nascosti che emergono, le ricchezze che sono qui sotto, sotterrate. Davvero sogniamo all'idea di vedere queste ricchezze che si stagliano alla nostra vista, un tesoro inestimabile, purtroppo sommerso, calpestato da un vergognoso asfalto, da vergognosi parcheggi. Perché Lecce sfonda come turismo? Lo vedete alle mie spalle con l'anfiteatro. Perché invece Taranto, a Taranto non è così? Beh, una delle cause è presto detto: avere il ben di Dio e tenerlo rinchiuso sotto l'asfalto. Vergogna!